Poi è bellissimo che si vede che lo stai muovendo tu. Ciao amici del web, non è una live, ma se lo vedete in live, è un live. Perché loro hanno detto che gli anni, no? 1974. Eh sì, sì, sì. 1974 nel 19.000. Bravo. Questa è la più bella di tutte. Dai. Oh, ma guarda chi si rivede. Ciao a tutte e a tutti. Ciao, ciao a tutte e a tutti. Benvenuti alla... Ciao Davidone. Ciao Marco. Benvenuti alla... Sempre un piacere vederti. Tutto mio, tutto mio, tutto mio. Alla mi piace molto la lampada che è alla tua spalla. Sì, anche a me piace. Alla 68... Sono in trasferta oggi. Alla 68esima puntata, o la 69esima, ricordo. 68esima, mi sembra. Nel nostro podcast questa sera anticipiamo una puntata che volevamo fare un po' tra qualche tempo, anzi la settimana prossima, direi, vero? Però ma gli eventi, ci hanno 30, portato, esatto, a fare questa puntata questa sera. Sì? Sono molto contento di presentare questo carissimo amico. Anch'io, perché allora è una di quelle persone che, di cui Marco, delle quali Marco mi parlava, parla spesso, quindi io non sono mai riuscito a dargli una faccia. Ciao Anna, e ciao, oggi Anna. Finalmente gli daremo una faccia. E non solo quello, credo. Signori e cioè, signori, perché non è solo una faccia, sarebbe inquietante se fosse solo una faccia, insomma. Magari. Scusa. Non so se lui deciderà di riprendersi anche in altri punti per noi questa sera, però signori e signori, questa sera il grandissimo pianista jazz, Mr. Carlo Uboldi. Solo una faccia. prontissimo col... Bravo, bravissimo, grande. Tempi comici pazzeschi, grande Carlo, bravo, bravo. È tornato Albino, salutiamo. Grande Albino, hai visto che bella sigla che ha fatto Marco? Infatti ringraziamo sempre Marco per la bella sigla. Madonna, quella sigla lì io voglio partecipare alla sesta stagione, eh? Assolutamente. C'è la scena quando passate tra il camion e il furgone che io voglio rimanere incastrato lì. Ok. Bravo. Secondo me è una bomba. Madonna. E grande. Si ferma la trasmissione lì. Sì, sì, bellissimo. Sì, dobbiamo pensarci. Diventa l'ultimo minuto. Vi ricordate la trasmissione all'ultimo minuto? Come no? Come no? Cioè, sì, me la ricordo. Sì, arrivavo, però io arrivavo il minuto dopo, non l'ho mai vista. Questa è la prima di tutte. Allora, cari amici, questa sera, per chi non lo sapesse, vabbè, per chi non lo conosce, Carlo Uboldi è un grandissimo pianista jazz e in questa puntata però si presenta anche sotto forma di autore. Perché? Perché ha scritto... Autore di? Un libro che racconta, adesso ce lo racconta lui, però vi faccio soltanto un preambolo del preambolo, cioè racconta un po' la sua storia di... musicista, la sua storia di vita, però con il suo solito umorismo e la sua verve. Quindi Carletto, raccontaci, io so praticamente tutto, però tu racconta a tutti tutto il titolo, esatto, è molto titolo, bello, da dove parte, insomma. Allora, il titolo e vediamo se si ecco, vede. Faccio... Oh, che bella copertina, la facciamo, guarda, ma che bella, già messa qua. Ah, come si vede bene. Sì. Che bella la copertina, il disegno, la grafica. Cavolo,
Potevo essere un impiegato di banca, invece sono un pianista jazz. Allora, la nascita di questo libro, perché io non avevo mai scritto un libro in vita mia, praticamente Igor Poletti, che è il curatore della collana, sotto le stelle di una serie di volumi di questa, di artisti, diciamo, nel periodo del Covid, dopo 3 o 4 anni che ci scrivevamo cazzate, perché praticamente le cose nascono sempre così, c'erano 4 anni che ci mandavamo barzellette, sai quelle cose, ma un bel giorno magari ci incontriamo, ci vediamo di persona, eccetera, eccetera, non succedeva mai e quindi continuavamo, lui è un tipo come me, un po' fuori dalle righe, dai quadretti, da tutto quanto, e quindi quando è arrivato il Covid lui mi contatta e mi dice, ma maestro, lei che ha suonato con un sacco di persone, sarebbe bello se se la sentisse di scrivere un libro e raccontare la sua vita musicale. Al che io mi sono sentito che a fare un libro dove racconto la mia vita musicale, ahimè, diventava un'enciclopedia, perché ho suonato veramente tantissimo e con un sacco di persone negli anni, diciamo, dagli 80 al 2000, in quei 20 anni in cui ancora si suonava jazz quasi tutte le sere. E quindi ho detto, se scrivo un libro facendo nomi, cognomi, posti dove ho suonato, i dischi che ho fatto, eccetera, viene fuori una roba tipo dizionario, che praticamente si possono dire parolacce qua, più o meno. Adesso, allora, siccome salutiamo Enea Artemisia, finché sono svegli i bambini, direi di no. Salutiamo, allora, salutone. Ah, ma c'è anche Enea, ma dai, li saluto anch'io. Salutiamo Enea Artemisia, un abbraccione. Salutiamo tutti. C'è un po' di polvere da far giù, dopo più tardi. No, non sa Artemisia, perché lo sa lei. Allora, li mandiamo dopo, dopo li dico tutti insieme, poi in una stringa. Me le segno. Praticamente sarebbe stato una rottura di scatole, diciamo, scrivere questo libro così. Allora ho chiesto se mi fosse data carta bianca. A quel punto la risposta è stata: scrivi tutto quello che vuoi e scrivilo a modo tuo, come se fossi al bar a chiacchierare con le persone, e butta giù tutto quello che hai in mente. Lì mi è venuta l'idea di fare un libro di aneddoti, praticamente, che pur partendo dall'inizio, da tutta la mia carriera, suddiviso nei capitoli vari, dei dischi, dei concerti che ho fatto e di tutti i colleghi, di ogni situazione tiro fuori le situazioni da ridere. Quindi sai che il nostro lavoro è fatto magari da 2 ore che suoni, e se suoniamo per dire lontani ci sono 5 ore di viaggio andare, 5 a tornare, un'ora, un paio d'ore a cena, 2 ore di chiacchiera alla fine, praticamente vanno via 12 o 13 ore per suonare, per lavorare 2 ore, le altre 10 è un po' come la gita delle scuole quando si va alle medie o elementari, cioè una cazzata di tutta la vita. Sì, praticamente la nostra vita è quella lì, cioè alla fine la maggior parte del tempo sono aneddoti e situazioni imbarazzanti. Il problema è che poi io ho scritto questo libro lasciandomi andare totalmente, e quindi diciamo che ogni pagina c'era una percentuale di parolacce superiore al politicamente corretto di oggi. C'erano situazioni imbarazzantissime dei miei colleghi che mi hanno detto: cavoli, con tutto quello che abbiamo fatto insieme tu mi devi scrivere sul libro quella situazione lì, perché io gli ho detto vi renderò famosi, ma non volevano diventare famosi per certe cose. Diventavano famigerati poi. Quindi. Bravo, bravo. Ho descritto un po' anche l'ambiente jazzistico, perché sai, è da quando sono giovane che mi sento dire: ma il musicista, quindi siete anime scese dal paradiso, degli angeli, siete tutta questa cosa dell'artista, del poeta, eccetera. E dicevo: ma veramente sono di quei pezzi di M nel nostro ambiente, che cioè, c'è poco da fare le anime pie. E quindi avevo descritto anche situazioni quando spariscono i soldi, quando vai e non c'è il locale, cioè tutte le situazioni, quando gli impresari dietro ti danno una cifra e scopri che hanno preso un'altra. Ho descritto un po' il mondo della musica, del jazz, come una persona che ci sta davanti, ci sente suonare e dice che bello, mi sono divertito, in realtà sa un 10% di tutta la nostra vita. Il problema è che tutto questo avrebbe comportato una serie di querele e denunce, per cui il mio libro è stato scritto nel 2000 ed è uscito 3 anni dopo, perché vari avvocati hanno dovuto
leggerlo pagina per pagina, perché l'editore, il curatore della collana, hanno detto: sì, tu hai scritto quello che volevi, il problema è che se c'è una querela andiamo in galera noi due, no? Ma... e quindi per tutelarsi, diciamo che è stato ripulito, sarebbe stato il doppio come impaginatura, no. Pulito, tenendo tutto quello che ho scritto io, perché devo dire che poi la mia scrittura non è stata toccata quasi per niente, e però evitando di mandare, cioè di far chiudere la casa editrice e mandarli tutti in galera. Ma scusa una cosa, ma non potevi, cioè adesso tu avevi esigenza di mettere i nomi veri, non potevi mettere, cioè raccontare... No, allora, ti dico, dei colleghi ho messo nomi e cognomi, perché giustamente... ecco. Degli amici ho messo solo i nomi, non so, di, magari di quello che rubava al Festival Jazz non ho messo nel nome e nel cognome, però l'ho descritto talmente bene che chi è nell'ambiente l'avrebbe capito. Ogni riferimento. E quindi è uscito praticamente la collana, adesso mi sembra che al numero 5 o numero 6 di uscite, il mio doveva essere il terzo, è diventato il quinto, se non mi sbaglio, perché è slittato per questa serie di cose. Però è anche vero che quando ho detto alla casa editrice, caspita, potevate avvisarmi, è vero che loro mi hanno detto, se ti avessimo frenato non sarebbe uscito quel libro qua, divertente, perché io mi sarei trattenuto, certo. E alla fine mi sarei forse trattenuto anche troppo, invece ci hanno pensato loro a, certo. A filtrarlo, diciamo. Io sono andato giù proprio come sono io di persone, di carattere, che sono abbastanza esuberante. Esuberatore, diciamo. Esuberatore, ma che diciamo, esuberatorio. Esatto. Ah, io faccio, posso fare una domanda? Posso partire con le mie cose? Sì, sì, domande. Se non è scabrosa, certo. No, no, è... rispondo anche a quelle, vai tranquillo. Allora, cioè, nel senso, tu sei un musicista, no? Quindi hai in testa quel media, cioè la musica. Fare lo scrittore è un passaggio, cioè, cioè l'approccio che hai avuto, qual è stato? Nel senso, hai trovato similitudini all'approccio che hai quando componi la musica a quando scrivi i libri? Sì, sì, perché ti devo dire che all'inizio sono partito con l'idea di dire come si fa a scrivere un libro, cioè proprio... ho aperto Word, mi sono messo lì col mouse in mano, guardavo sto foglio bianco e dicevo ma che parte cioè, è stata una roba così. Poi ti devo dire che io ho abbastanza una, come avrei già capito, una fluidità nel parlare, cioè mi trovo dicevo, a Marco ho sempre detto, io ad esempio queste cose qua, radio, TV, interviste, non mi freni più, cioè potrebbero durare 20 ore, non ho mai difficoltà a tirarmene fuori. E quindi ho notato che questa caratteristica qua, insieme a quello che è la musica jazz, che è improvvisare, quindi riuscire a prendere una situazione che è reale, che è successa veramente, e renderla dal reale quasi paradossale, perché comunque le situazioni raccontate sono tutte vere, è certo che poi ci giri intorno per raccontarle in maniera che faccia ridere il più possibile, no? E questo mi è servito il fatto che nella vita io comunque abituata a improvvisare, quindi ti trovi in una situazione in cui non sai cosa bisogna suonare, ti dicono una cosa e tu al momento devi inventartela, mi ha aiutato tantissimo. Devo dire che poi sono partito dall'inizio di quando ho cominciato la carriera da piccolino, cioè da quando i miei genitori mi hanno trasmesso la passione, e da lì mi sono reso conto che lasciandomi andare, cioè tranquillamente, è uscito fuori il libro, ho continuato a scrivere, infatti era lunghissimo, me l'hanno tagliato anche perché mi hanno detto, ad alcuni hanno dovuto dire di allungarlo, a me hanno dovuto dire di accorciarlo, perché ho scoperto questa fluidità di scrivere che ho anche nel parlare, diciamo. A scuola mi dicevo che ero prolisso, me lo ricordo sempre. No, è molto interessante, allora, proprio a livello di approccio, secondo me, nel senso che se uno fa una cosa, adesso generalizzo, scusate, però se uno fa una cosa e lo fa nella vita, cioè tipo suonare, io che faccio fumetti, un altro che può magari fare il regista, comunque sono forme d'arte completamente diverse, no? Sì. Che poi magari stanno comunque descrivendo o raccontando un'esigenza personale, che però ognuno di noi la fa con quello che ha codificato. Cioè io faccio fumetti perché ho codificato il linguaggio del fumetto, un linguaggio, no? Se avessi codificato meglio i romanzi, avrei fatto i romanzi, ok?
Quindi, però, quando poi cambi e vai a esplorare nuove arti, nuovi territori, è molto complicato, secondo me. Cioè, io non mi metterei mai a scolpire la roccia, non saprei neanche da che parte iniziare. E quindi è molto ammirevole questa cosa, questa anche bravura di passare in un altro territorio completamente nuovo, ecco, Nuovo, insomma. sì, è vero, è vero. Però ti devo dire che io ho sempre notato in me la caratteristica che qualunque cosa abbia, tra virgolette, a che fare con l'arte e non quindi con la matematica e la geometria, mi riesca bene. Cioè, io da giovane ho provato a suonare altri strumenti, li prendevo in mano, nel giro di un paio di mesi suonavo. O se mi metto a disegnare, mi rendo conto che se mi impegno riesco a disegnare più velocemente, diciamo, ad acquisire le nozioni e comunque ad avere l'inventiva, che secondo me è la base fondamentale di tutto, più velocemente che qualunque cosa che non sia artistica, diciamo. Sempre notato questa cosa qua. E probabilmente mi è uscita anche con la scrittura, Dario. che è una cosa che non avevo mai fatto. E tra l'altro ti dico che quando ho consegnato il libro, hanno letto i primi capitoli e la prima frase è stata: "Ma sei sicuro che non hai mai scritto in vita tua?" Perché comunque anche lo scorrere delle cose funzionava bene, si aspettavano di trovare più difficoltà da correggere, ecco. Però Carlo, io mi ricordo che comunque una cosa che ci ha sempre accomunato, questa della scrittura, io mi ricordo che anche se magari, vabbè, non avevi scritto un libro, d'accordo, però ricordo che quando iniziamo su, all'epoca credo MySpace, avevamo un piccolo MySpace, Madonna. MySpace, ti ho sbloccato un ricordo, Davide, di la verità. Sì. Praticamente c'era una sezione dedicata ai post, diciamo al blog. All'epoca era considerato un blog, un mini blog, e mi ricordo che tu lo utilizzavi in maniera molto fluente, raccontando anche degli aneddoti che ti avevano visto protagonista durante la settimana musicale, o magari semplicemente dei ricordi. Quindi, in qualche modo, dentro di Hai te c'è sempre ragione. stata questa. Hai ragione. Adesso io questa cosa qui non ci pensavo da anni, perché MySpace è stato chiuso un bel po' di anni fa, che se non mi sbaglio si chiamava Gallina sulla vacca o qualcosa del genere, che Bravissimo, c'era una bravissimo. gallina sopra una, e io ogni giorno prendevo un argomento musicale e lo commentavo sempre a modo mio, ed è vero, è vero, è vero. Sai che questa cosa non ci ho ragionato, Sì, è che questo blog, sì, scrivevo, mi piaceva scrivere, insomma. no, io mi ricordo Sì. questa cosa perché c'era appunto una certa affinità con poi appunto quello che hai scritto. Non necessariamente nel libro, però comunque la tua fluidità era sempre quella lì, insomma, senza freni, Sì. in maniera con un linguaggio molto diretto, frasi brevi, cioè comunque è un linguaggio quasi televisivo per certi versi. E Sì, quindi sì. no, poi io non mi piace avere filtri, cioè se mi dici se uno è bravo, non ti dico è simpatico, è bravino, ti dico o è bravo o non è bravo, cioè non mi piace troppo No, girare no, intorno alle certo. cose. Chiedo scusa, mi è stato dato un feedback, ma si sente poco me o si sente poco la trasmissione? Perché su me posso ancora avere un margine di guadagno, sulla trasmissione stiamo uscendo, credo, al massimo. Ok, scusami Carlo, perché ogni tanto leggo il Allora. feedback per capire se si sente tutto bene. Quindi, no, ma infatti, ecco, questa era una considerazione. Sì, assolutamente. Blog. Il blog, sì, ce lo Sì, con la ricordiamo. scomparsa di MySpace è sparito tutto. Sì. Non abbiamo più recuperato niente da quella Sì, vicenda. sì, 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 sì. Purtroppo. Ok. Sì, ok, mi dicono che è la mia. Allora cercherò di parlare in questo modo, in modo tale che si senta meglio. Magari parla. No, io ho le cuffie, però sento abbastanza bene. Sì, anch'io voi vi sento molto Comunque bene, però io, magari non adesso uscite. che dite queste cose qua, io ammiro molto, no? Questo approccio a tante arti contemporaneamente, no? Che è un po' una cosa che fa anche, ad esempio, David Lynch, dovevo citarlo anche stavolta, non peraltro, scusa, cioè questo Sì, è approccio multi-artista, Benito Mures. ma fantastico, oppure gli artisti visivi di inizio Novecento facevano, sì, ne parlavamo poi l'altra volta quando parlavamo di Iambo, no? Passano dal cinema al fumetto ai romanzi, cioè, è una cosa pazzesca, secondo me, quindi bravi.
sulla cosa della musica è una, ad esempio anche Marco, scusa Marco, mi permetto di parlare no no vai tranquillo adesso dovrebbe si sente sentirsi molto bene. Sì, certo. Sì, anche si è spostata la scheda audio, scusate. Marco qualche puntata fa diceva ho preso in mano la chitarra o suonavo, cioè quindi siete vabbè. Strimpellavo. Beh, Marco, però il discorso che io se mi metto in mano una chitarra mi diventa un citofono, capito la differenza? Ma sì, perché c'è proprio quell'impostazione mentale lì, insomma, quindi no, niente, bravi. Questa è vera, mi dai in mano un citofono, riesco a suonare. Marco gli dà in mano un citofono, ti fa una sinfonia per citofono e clavicembalo. Tra l'altro, in pochi sanno che quando io vado a casa di Carlo Boldi, Al sono citofono. al citofono e io mi attacco al citofono quando lui sa che sono io, ovviamente. Però ho provato a volte a farlo anche quando lui non mi aspetta a casa sua e gli dico frasi tipo io suono, beh, lui risponde e dice sì. E io gli dico sempre o il nome di un politico, il nome di un cantante, il nome di un giornalista, il nome sono, non so, Bruno Vespa, oppure sono, che ne so, Conte, sono. E lui tutte le volte risponde in tempo zero la frase giusta, Pazzesco, contestualizzata al personaggio che io vado a... cioè, quindi c'è una velocità di reazione incredibile. Sì, questa bravo. è una cosa nostra, vabbè, che non Ci c'entra un cacchio. sentiamo allenati. Eh sì, a fare pirla sempre. La vita che facciamo i pirla. Eh sì, che Bella, vita. I cosa ci resta poi nella vita da fare? pirla e basta. No, comunque, sai cosa, Carlo? Noi con Davide riflettiamo sempre su questo aspetto legato all'umorismo, perché appunto io e Davide abbiamo deciso di fare questa trasmissione perché io nella musica, lui nel fumetto, comunque abbiamo sempre avuto diciamo, un unico denominatore che era quello dell'umorismo, no? E quindi entrambi abbiamo lavorato in quella direzione, seppur con strumenti diversi, no? Quindi ci siamo sempre trovati d'accordo. E siamo proprio cresciuti insieme io e Davide, cioè siamo proprio fisicamente cresciuti insieme, nel senso che abbiamo fatto l'elementare insieme, poi dalle medie ci siamo separati, ma le facevamo entrambi a Como, quindi in città, e ci vedevamo praticamente sempre, insomma, siamo cresciuti veramente insieme. E siamo cresciuti con lo stesso senso dell'umorismo. Poi a qualcuno può piacere una sfumatura piuttosto che un'altra, ma siamo veramente cresciuti con le stesse robe. Allora, quando leggo alcune cose che scrivi tu, mi stupisce il fatto che ci siano delle cose in comune con l'umorismo che ha fatto crescere me e Davide, in realtà anche con te, anche se io e te, Carlo, ci siamo conosciuti che io ero già grandicello, insomma, voglio dire. Quindi è vero che questa cosa ci accomuna, cioè se io leggo le tue cose molto spesso mi scompiscio perché ci sono delle dinamiche che sono vicinissime a quelle che vivevamo io e Davide, o che abbiamo sempre messo in risalto io e Davide. E quindi l'umorismo o la comicità, insomma, poi a seconda dei punti di vista pirandelliani e non, ci unisce al di là della musica o delle altre arti. Infatti, volevo chiederti se ti va di raccontare cosa è successo l'ultima presentazione che hai fatto del libro, se hai voglia. Sì, no, l'ultima presentazione, diciamo, fisica che ho fatto, quindi escludendo web e radio, praticamente, vabbè, dopo aver detto come qua se si potevano dire parolacce, però lì non c'erano bambini, quindi sono potuto partire subito in quarta, ho chiesto di poter raccontare gli aneddoti mimandoli, quindi perché non c'è niente come mimare. E quindi ho rappresentato alcuni eventi, alcuni raccontati nel libro e alcuni che sono stati tagliati e live ho potuto rappresentarli, alzandomi, andando davanti alla scrivania dove c'erano i giornalisti e praticamente tipo Zelig, ho mimato le varie scene, quindi potete immaginare cosa non è successo, tra risate, applausi, casini vari. Perché io non mi frenavo più. Il problema è che il giornalista, quando gli ho detto posso mimare, mi ha detto di sì, e come dicevo prima, io poi sono uno che si lascia un attimino andare,
dopo mezz'ora mi ha detto: Carlo, guarda che stai raccontando tutto il libro, dopo non lo comprano più. In effetti ho detto: sono già a pagina 102. E gli ho detto al giornalista: ma vuoi il microfono? E lui mi fa: no, beh, a sto punto tieni tutto. Ho finito che non mi fermavano più e ho continuato a mimare queste situazioni, perché poi è vero che, conoscendo i musicisti da anni e le persone con cui ho lavorato, è un attimo se hai un po' di capacità di riuscire a renderli anche fisicamente, di fare capire le situazioni. E lì è stato uno sfracello di risate. Questo che, perché quello che fa la differenza tra questo libro e tanti libri musicali è che il mio, pur avendo, diciamo, degli argomenti seri, perché alla fine do dei consigli agli allievi, ai ragazzi giovani, cerco comunque in alcuni punti di far capire cose importanti della vita, cioè in mezzo alle risate cerco di far capire soprattutto alle nuove generazioni determinati comportamenti o determinati modi da tenere che sono nascosti, diciamo, tra una risata e l'altra. Però la differenza veramente è che rispetto ad altri libri musicali non è didascalico, cioè non è un continuo di date, di... anzi io a metà libro mi scuso dicendo che probabilmente ho inserito degli argomenti tipo Ritorno al futuro, come racconto, mettendo le date diverse o raccontando una cosa che è successa magari nel 90 e poi nel capitolo dopo ne racconto una che è successa nel 82 senza rendermi conto che andava... in cronologicamente scritta l'altra. Però l'importante per me è che una persona, primo, io ho ragionato sul mio libro come ho sempre ragionato sui dischi, e questo Marco lo sa, perché quando abbiamo fatto anche il disco insieme, di cui parleremo dopo, io ho sempre detto che i dischi dove ci sono io deve poterli sentire chiunque. Chiunque vuol dire un bambino, un ragazzo, un vecchietto, una casalinga che ha casa che stira, un appassionato, uno che del jazz non ne frega assolutamente niente. Però a me piace andare a piacere, diciamo, a far apprezzare la musica a tutti. Perché se faccio un disco che è mirato solo al jazzista, all'appassionato di jazz, qualunque cosa faccio, l'appassionato dirà che è bello, perché comunque entra nell'animo di una persona che è già pronta per ricevere quella cosa lì. Invece a me è sempre piaciuto il complimento della tipica persona che mi dice: guardi, io di jazz non ho mai ascoltato niente, non ci capisco niente, ma ho sentito il disco e mi è piaciuto. Mi piace andare a prendere il cuore delle persone che non sono degli addetti al lavoro, tra virgolette. Certo. Ecco perché sul libro ho ragionato così, cioè sul libro non l'ho mirato che lo debba leggere una persona che debba capire di musica o deve essere un esperto di jazz. Alla fine è un pretesto perché chiunque possa poterlo leggere e potersi divertire, indipendentemente che poi io faccia musicista, potevo fare l'idraulico, il parchettista, non cambiava niente. Questa era la mira certo. Che ho avuto, insomma, di diffondere, secondo me le cose vanno diffuse nella maniera più larga possibile, non pensando a 10 persone, pensando a 10.000. Ma forse il trucco in questo caso, insomma, vabbè, perché tu sei così, okay. O comunque noi siamo così, e il discorso che si faceva relativo all'umorismo è che non è che uno debba essere un comico per forza, cioè la questione è alleggerire, sì. Perché già quando uno racconta il libro della sua vita, per certi versi, io ne ho già abbastanza della mia, no? Nel senso... Wow. Anch'io quindi... della tua, veramente. e quindi è questo il segreto, è quello di alleggerire utilizzando gli strumenti che si hanno a disposizione, insomma, ecco. Ma infatti una delle prime domande che me erano state fatte all'inizio, che mi hanno detto: ma perché hai scritto un libro da ridere e non hai scritto la tua vita musicale? Io ho risposto: non essendo né Giuseppe Verdi né Michael Jackson, due esempi agli opposti, non può fregare niente a nessuno di fare un elenco di quello che ho fatto, ma proprio a nessuno. Mi sarebbero, alla terza pagina avrebbero messo il libro sotto il comodino insieme ai dischi nostri, praticamente. No, ma infatti secondo me il segreto è un po' quello lì. Tra l'altro, come una curiosità, che io sono riuscito a vendere, ormai sono arrivato a 120 libri venduti, da me, diciamo, non so ancora il conto della casa editrice, ma so che stanno vendendo bene, nella mia via, praticamente.
nella mia via dove nessuno in 40 anni che suono ha mai comprato un disco. Ecco. E questa cosa l'ho trovata strana all'inizio, perché ho detto, ma perché tutti mi chiedono, cioè tutti che incontravo la gente per strada, ah, ho saputo che hai fatto un libro, voglio il libro, voglio il libro. E io tra di me dicevo, caspita, però ho fatto 41 dischi, non avete mai chiesto un disco. Però poi ho capito che il disco, è vero, è jazz comunque, e quindi uno può dire, boh, non lo ascolto, non mi interessa. Il libro invece parla di una vita e quindi... cioè è sganciato totalmente dall'argomento jazz, dall'argomento musica, e quindi sono riuscito, forse dovevo fare dei dischi da ridere, non so, metteremo il disco da ridere. No, no. Fai gli audiolibri. Ah, è vero, è vero, hai ragione. Dovremmo pensarci, eh. Vietati ai minori, perché adesso non sto facendo, ma... No, no. Se mi lascia andare... Il gatto. Ci fai vedere il gatto, Davide? Aspetta, se si fa prendere, esatto. Derry, eccolo qua. Guardate che non si faceva vedere il bello, questo si fa vedere il gatto. Ecco qua. Ecco Derry. Sembra Batman. Sì. È vero. Di la luce dietro, poi tra le orecchie. Vai Davide, scusa, stavi prima chiedendo una cosa, ma sei rimasto... Me la sono dimenticata, scusa. Mannaggia. Dopo torna in mente. Facciamo fino a mezzanotte così, cioè a guardarci. C'è il gatto che ha fame, eh? Lo sento mia guardia. Scusa, ha sempre fame, è una roba infinita. Sembra che non mangi da, un anno, ha mangiato 30 secondi fa. Incredibili, veramente. Allucinanti. E Carlo invece dal punto di vista della appunto della scrittura abbiamo... mi è venuto in mente, ah vai, no scusate, perché si collega al discorso che lui diceva, non sono né Michael Jackson né Giuseppe Verdi, però il discorso è sempre, ne avevamo parlato anche per altre cose, è sempre come si raccontano le cose più del cosa si racconta, no? Cioè sì. Quindi anche puoi avere, non dico te, parlo in generale, una persona X può aver avuto la vita più banale del mondo, ma se la sa raccontare bene diventa la cosa più interessante del mondo, capito? È vero. Sì. Quindi secondo me se uno sa, ha una cifra stilistica, che può essere umorismo come in questo caso, e vuole raccontare delle cose, non si dovrebbe fermare a ma è troppo banale, o è come la so raccontare questa cosa. Certo. Scusate, era solo per chiudere quel discorso che diceva. È vero, hai ragione. E Carlo, ti volevo chiedere una cosa. Mentre scrivevi questo libro, cosa hai imparato? Dopo ti spiego perché ti faccio questa domanda. Cosa hai imparato? No, perché a me capita a volte di scrivere delle cose, appunto, magari o degli sketch, soprattutto diciamo quando si utilizza la parola, quindi bisogna utilizzare, e mi spiego delle cose. Cioè mi capita di trovarmi in alcune situazioni e dire ah porco Giuda, vedi che è successa questa cosa perché pum 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 pum, e faccio dei collegamenti. Ah sì, è vero. Beh. Oppure ti spieghi proprio perché certe cose sono uscite in quel modo, perché poi forse in qualche modo tu non ci sei stato sopra veramente su alcuni argomenti, li ricordi, li riporti. È vero. Ma scusa, ma questa cosa anche con la, molto interessante, ma con la musica ti capita? O solo con la scrittura? Con la musica mi capitano altre cose, non proprio okay. Così da psicanalisi, tra virgolette. Allora, ti volevo chiedere se capita anche okay. A te, o a voi, perché anche Davide scrive libri ovviamente, quindi no, mi riferisco a tutte e due. Hai ragione, perché in effetti, più che non tornare sopra gli argomenti, determinate cose che io ho raccontato sono... cioè, partendo da quando avevo 14-15 anni, sono talmente lontane che in quel periodo, se tu la cosa che hai raccontato la rivedi con gli occhi di oggi, probabilmente ti dai delle spiegazioni che allora non ti davi. Perché certe situazioni, certe cose che sono successe nelle nostre carriere musicali, che al momento non capisci, e poi passano, e quindi non ci torni su per dire vabbè, dice a un certo punto, ma chi se ne frega, è andata così, non mi interessa più. Esatto. È vero che riprenderle in mano a distanza di 30 anni, 20 anni, 40 anni, la leggi quando le hai scritte, dici ah beh, ma qui era successo così, perché dopo
nei 40 anni successivi hai visto gli sviluppi delle cose e ti rendi conto e capisci che quella cosa lì era finita così perché doveva finire così, perché c'era una motivazione che al momento probabilmente noi non avremmo capito. Questo è vero, sì, ti fa riflettere, anche perché poi ho dovuto fare un lavoro di ricerca. Allora, mi ha aiutato una cosa che io ho sempre tenuto da quando ho più o meno 15-16 anni, siccome mi piace collezionare, archiviare tutte queste cose, ho sempre tenuto tutte le locandine, manifesti, eccetera, dei posti dove ho suonato, tutti gli articoli di giornali, recensioni, cioè qualunque cosa, diciamo che in cartacea, ce l'avevo in casa. Sempre in quel periodo del Covid, visto che non c'era niente da fare oltre al libro, ho scannerizzato tutto dividendolo per date e quindi mi è stato molto utile riuscire a recuperare. In più anche mi sono anche fatto tanti anni fa una maschera di Access, dove praticamente ho dal 1988, dalla prima data jazz diciamo ufficiale con quelli bravi, diciamo, ho suonato, quindi ho tutto l'elenco dei posti dove ho suonato, più o meno le formazioni che ho cominciato qualche anno dopo a scriverle, e quindi questo lavoro di ricerca, di andare indietro, mi ha aiutato tantissimo a aver creato tutta questa specie di archivio in cui sono riuscito a ricostruire la mia vita, perché se penso che se non avessi avuto a disposizione locandine, date eccetera, effettivamente andare a ricordarsi 40 anni di situazioni. Perché è vero che poi guardavo un manifesto, e guardando un manifesto di tante situazioni, il cervello ti riconduce a quella serata lì, cosa è successo, la gag, certo, l'aneddoto, quello è scivolato, quell'altro è stato male lì, cioè una serie di cose che se tu mi dici raccontami uno che è stato male, ti dico, boh, non mi viene in mente. Però se tu colleghi agli articoli, ai manifesti, alla data, al locale, tutto, lì c'è stato un lavoro di ricerca e di remembering che non è stato male. Cioè, tante cose mi sono ricordato delle cose che erano quasi ormai escluse dalla memoria mia musicale. Certo. Il bel messaggio che ci ha lasciato Dario. Sì, infatti, l'ho lasciato fuori per Carlo per fartelo leggere. Ah! Eccolo qua. Grazie Dario. Dario è sempre sempre molto attento, scrive molto sempre gentile. Anche Albino ci segue sempre, sono amici ormai del canale, e più tutti quelli che ci seguono un po' in differita, perché in realtà poi questa gli amici del futuro perché poi le trasmissioni le guardano anche dopo, quindi insomma comunque questa è una figata. E infatti io la guardo dopo perché adesso sono qui con voi. Infatti pure io mi sa che io non so se la guardo comunque. C'è voglia, eh? No. Ah, c'è un bolli che balli. No. Senti Carlo, quante possibilità avevi di lavorare sulla copertina? Cioè tu non hai deciso nulla? Zero. Perché tutti i libri hanno la stessa impostazione di formato, di diciamo editoriale. Anche di lunghezza, perché ho notato che se guardi il dorso ho capito che è stato anche tagliato perché sarebbe stato visivamente il doppio degli altri, e tutte le copertine sono con questi disegni geometrici colorati, quindi la copertina proprio non ho intervenuto su niente. L'unica cosa mia della copertina è il titolo, che quello è stato proprio la prima cosa che ho fatto, è stata scrivere quel titolo lì. Che tra l'altro, Carlo, questo titolo mi ricorda tantissimo i film anni 80, fini anni 70, tipo di Troisi. Pensavo fosse Amore, invece era un Calesse. Sì, con quei titoli lunghissimi. Esatto. E infatti io mi volevo rifare un po' a questo titolo che dice una cosa e invece era un'altra. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, Carlo Boldi è, insieme a Filippo Valnegri, è uno dei più grandi esperti di cinema che io abbia mai conosciuto. Ah. Tu in casa quanti DVD hai, Carlo? Spiega bene. Sono 9.900 qualcosa, siamo intorno ai 10.000. Ne avevo 12.000, ne ho venduti 2.000, non sapevo più dove metterli. Alcuni non c'è niente da edicola, niente da... tutti comprati rigorosamente. Io posso dire di aver ereditato alcuni tuoi doppioni con grande gioia, tra l'altro. È vero, tu sei riuscito a portare a casa qualcosa. Bravissimo. Un'altra passione artistica anche quella. Sì, assolutamente.
Dario è rimasto basito dalla tua frequentazione cinematografica. Albino dice: tutti dovremmo fare un esercizio simile. In quanti di noi ricordano i concerti visti, per esempio, ricostruire la propria memoria attraverso un diario nel presente? Bellissimo. È vero. Sì, sì, è un bel esercizio di davvero veramente, veramente figo. No, non sono 9.000 DVD, ci sono anche Blu-ray e VHS, ne avrò 800, quelle da collezione, diciamo. Allora, tanto per dire, te ne dico una veloce, sono tra i pochissimi ad avere quasi tutta la collezione Walt Disney su videocassetta, compresi dalle Symphonies e tutto quanto. Cose che non erano neanche in vendita ai tempi, che io ho comprato da videoteche che fallivano e quindi era tutta roba ex noleggio, e diciamo che tranne 22 film ho tutta la produzione Disney, che non ce l'ha neanche il direttore di Chuck, cioè praticamente, ma neanche forse la Disney Italia ce l'ha. Non c'è neanche la Disney, no, un penso. Pazzesco. Tutto, film, compresi tutti i film degli anni 60 in carne e ossa, cioè sono più o meno 500 titoli che penso che un sacco di gente non si immagina neanche che l'abbiano fatti questi film in quegli anni, e li hai anche visti? Sì, sì, tutti li ho visti. Adesso no, rimane... sembra una domanda sciocca, probabilmente lo è, però molta gente li compra solo perché sono degli oggetti, ma vale anche per i libri, Sì. No, io ti dico quasi 10.000 film e li ho visti tutti 10.000, perché c'è un settore di film, perché ogni tanto ne compro talmente tanti che ce li ho lì in fila da vedere, e man mano che li vedo poi li catalogo e li metto via, ma non ce n'è uno che non abbia visto, sì sì, anzi alcuni li ho visti anche più di una volta, quelli che mi piacciono. Tu mi hai detto una cosa, Carlo, una volta che mi ha fatto scompisciare, cioè hai detto, tra l'altro tutti i DVD che ho, tutti i titoli che io ho, ho fatto un conto, se anche dovessi campare fino a 120 anni non riuscirei a rivederli tutti fisicamente, cioè nel senso... È vero, perché bisogna pensare che io ho cominciato a 18 anni con la prima VHS a collezionarla, diciamo, e quindi ne ho 58, e quindi quei 10.000 sono spalmati su 40 anni. Porca miseria, sì, certo. Quindi effettivamente se oggi dovessi ripartire dal primo avrei bisogno di altri 40 anni, perché questi film sono stati guardati tutti, soprattutto nei periodi in cui suonavamo molto più di adesso. Certo. Cioè voleva dire tornare a casa alle 2, alle 3, alle 4 del mattino, invece andare a letto, vedersi un film fino alle 6. Certo, certo. C'è una vita proprio altro che spericolata. La domanda, ma i film di Sorrentino li hai? Attenzione, non si parla di Sorrentino... Non quello... Sorrentino, quello... L'unico calamita. No, alcuni settori ho dovuto o non comprarli o, come dice Marco, che è riuscito a comprare alcune cose dalla mia collezione, o eliminarle, perché purtroppo io sono uno che se compra, non so... Per spiegarvi, la mia collezione è cominciata con la Disney, quindi ho detto voglio tutti i film Disney, perché io sono così. Quando ho cominciato con la Disney ho comprato i libri della Disney, ho cominciato fino a quando ho trovato un libro che elencava tutte le produzioni cinematografiche e ho cominciato con l'evidenziatore a dire questo ce l'ho, fino ad averli tutti. Sei un completista praticamente. Sei un completista. Bravo, voglio avere tutto, peggio dei bambini. Poi sono passato ai film d'azione, poi ai film di fantascienza, poi al western che non mi piaceva, poi ho cominciato a vederli e mi sono piaciuti, e i western ce ne sono migliaia. Purtroppo poi mi sono ritrovato che uscivo io di casa o eliminavo quei qualcosa. DVD. Ecco, quindi ho dovuto scegliere piangendo delle categorie di film, ad esempio tanta roba italiana, ho tanta roba in bianco e nero degli anni 30-40, che ho detto di quelli tengo solo determinati titoli, ho dovuto eliminare una parte e quindi non comprarlo, perché il problema non è tanto che fisicamente quando ce n'è lì 10.000 dici ok, 10.000 ci stanno, il problema è che nei prossimi anni vai avanti a comprare. Quello certo. 12.000, 13.000, quindi ho dovuto... Ne ero arrivato più o meno 12.000, ho dovuto recuperare 3.000 posti per i prossimi, eliminando determinate, purtroppo, ho dovuto scegliere un terno all'otto, scegliere cosa eliminare. È un lavoro, eh?
È un lavoro anche quello, ragazzi, cioè, la mia vita è piena, piena. No, poi tra l'altro io, se non ricordo male, tu hai questo e poi l'altro che è quello legato al modellismo, hai un sacco di modellini di automobili che tra l'altro sono talmente rare che tu mi raccontavi che un tipo, un tedesco, uno svizzero ha chiamato il negozio, uno dei negozi più riforniti di Como e che gli ha detto: guardi, io quel modello non ce l'ho, però c'è solo una persona che può averlo ed è Carlo Uboldi, e gli ha dato il tuo numero. Eh sì, perché praticamente ho la produzione della Brum, delle macchinine Ferrari 1 e 43, dalla prima praticamente, che praticamente fai conto, forse 100 o 150, i primi 150 sono tutti fuori produzione. Quindi chi ce l'ha, ce l'ha, e io me le sono comprate tutte, e tutte vuol dire, Davide, come dicevi prima, il completista. Vuol dire che se di quella Ferrari, quel modello lì, sono state prodotte 25 varianti dove cambia solo il numero, il colore, le ho tutte 25. Porca Perché la miseria. collezione assume poi un senso logico quando hai tutte, ne manca una, non vale niente, diciamo. E quindi anche quella è un'altra, c'ho a casa più o meno 600-700 macchine. Guarda, più o meno anch'io con Dylan Dog c'è la stessa cosa, quindi. Vedi. Ma chi è Sì, quindi. collezionista? Cioè, chi non è collezionista? Fa fatica a capire queste cose qua, ma io ho passato degli anni che non dormivo di notte perché mi mancava. Sento, hai tu è una cosa che va dall'1 al 100, ti manca il numero 23, No, puoi dormire no, perché non puoi dormire. No, cioè, non sì, puoi dormire certo. perché tu dici o butto via gli altri 99, che non ha senso averli senza il 23, o trovi sto benedetto Sì, 23. ha perfettamente senso questa cosa che sta dicendo, cioè nel senso, nella logica del Una collezionista, logica certo. maniacale dei collezionisti. Infatti, le persone che entrano in casa mia, che sembra un museo, si dividono in due categorie. La prima di tutte le età, e la prima è quella che si guarda in giro un po' così, un po' scoglionata, dice: boh, ma tutta sta roba, boh, cosa te ne fai di tutta questa roba qua? Non sai, con quel atteggiamento, come dire, io ho tutto quanto in un hard disk, no? Vabbè. L'altra è quelli che entrano entusiasti, che non riescono più a staccare gli occhi dai libri, dai DVD, dai dischi, eccetera, e incominciano a dirmi: non è che mi adotti, posso vivere qua, posso Io stare qua 40 anni ho da sentire musica, dalle sono uno di 21 quelli. puoi morire qua dentro e ancora devi vedere, devi leggere qualcosa. E a me piace così, io non riesco a immaginare una casa, vedi, vedo dietro di te una libreria piena di cose, le case devono essere così, cioè bisogna. Fumetti, sì, è una delle tante librerie. Eh sì, io fumetti ho un sacco di roba della Disney, colleziono un sacco di roba della Disney. Non vado oltre perché poi ho dovuto. Allora, quando ho cominciato a collezionare i DVD Blu-ray, ho dovuto piegarmi come si dice, al comprare meno rischi. Eh Perché sì. anche economicamente si trasferiva. Vabbè, diciamo una fila da rispettare, E capisci che economicamente è un disastro totale, nel senso che tutti i soldi vanno lì, quindi delle volte ci sono stati degli anni che spendevo più nelle macchinine, negli anni più nei libri, negli anni più. Ovviamente hai un lettore DVD, perché altrimenti la cosa non funzionerebbe. C'è solo il lettore Blu-ray, sì, che legge anche DVD. C'ho ancora il VHS, ma non li metto più. VHS è una cosa strana, nel senso che ci sono delle videoteche in Italia, una a Bologna, una delle cineteche, una a Bologna, una a Milano e un'altra che non mi ricordo dove, che mi hanno filato per anni chiedendomi la collezione Disney. Io non l'ho mai mollata, non è mai uscita da casa mia. Perché poi è vero che il valore alla fine è il valore mio da appassionato, perché non è che Certo. vale. Alla fine tutto il collezionismo vale zero e vale mille, nel senso che se non trovi quello che dice ok, la tua stessa passione, puoi dirgli che la Certo. porta è zero. Certo. Però queste cineteche non sono mai riuscite ad avere determinati film della Disney. Allora mi hanno chiesto se li davo da trasferire su DVD, gli ho detto di no. C'è l'ultima proposta, e ti spiego il perché ho detto di no. Perché di tutti questi film in VHS, mi ricordo che una volta ho messo dentro delle videocassette, e naturalmente, come succedeva anche con le audiocassette,
mi ha tirato fuori il nastro e me l'ha rotto. Sì. Troppo specialmente. Ecco, per recuperare lo stesso titolo in VHS ci ho messo 11 anni. E quindi da lì ho cominciato a capire che l'ultima proposta è stata: veniamo in casa tua con due lettori, ti facciamo le versioni Blu-ray di tutto o DVD, ti fotocopiamo tutte le copertine a colori, però tu ci lasci il permesso di metterle dentro e trasferirle su DVD e stiamo qui davanti a te a farlo. Gli ho detto di no, perché il mio pensiero è ne rompo un'altra e... Eh no, ma ti capisco. Andiamo a buttarsi dal balcone, si può. Cioè... No, sarebbe... Ormai quelle restano... Devo dirti che poi sono talmente pazzo che tutto quello che ho in VHS da Disney l'ho ricomprato in DVD e poi l'ho ricomprato in Blu-ray, quindi sono tutte e tre le versioni. Mi sembra giusto. La videocassetta rimane lì da vedere, proprio un oggetto bello da vedere, ma non si tocca più. Come la Sacra Sindone. Fantastico. E se non siamo pazzi qua... Non li vogliamo. Sì, tanto Carlo e Davide, voi sapete che è più o meno, cioè è una cosa condivisa, nel senso che comunque ognuno di noi ha i suoi, le sue maniaci. Sì, 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 è così. Dobbiamo accettarlo e basta. Però abbiamo una vita piena, eh? Sì, io non ce la farei ad aver tutto su un hard disk, ma questa è una cosa mia personale. Io vedo che per questioni di spazio ho ovviamente archiviato qualcosa sugli hard disk, poi alla fine ti dicono, finisco, non so neanche che cos'ho, cioè perché poi non ha né spazio né colore né sapore, e non è una cosa che mi piace, però a volte è necessaria. Però ripeto, io sto piano piano pazientemente rifacendo... Per esempio, ricomprando in DVD alcune cose che non avevo in se non sull'hard disk, perché comunque io ho questa sensazione che se dovesse andare via la corrente, non la corrente, oddio, internet, perché purtroppo in questi giorni, tanto io sono in trasferta oggi perché non mi va internet, tra l'altro, sì. E me la ripareranno probabilmente dopo fra tre giorni, quindi l'idea di non potermi vedere un film di Totò è impensabile, quindi o ce l'ho in DVD o altrimenti non va bene. Quindi fortunatamente quelli di Totò ce li ho quasi tutti in DVD, però manca sempre qualcosa, insomma, perché poi non c'è solo Totò, quindi insomma. Ma oltretutto... Neanche tutte le videocassette, Marco, te li ricordo. Sì. Oltretutto, questa è una cosa con cui ogni tanto discuto con qualche ragazzo della nuova generazione, che mi parlano di hard disk, di chiavette, di archivi pazzeschi, ma il problema è uno solo. Una volta a una conferenza che era stata fatta all'Università di Subria, si parlava di libri digitali, di liquidità della musica e tutte queste robe qua, e un ragazzo mi dice: sì, ma lei occupa tutto sto spazio, io c'ho tipo 100.000 dischi in un hard disk, no? 100 giga di musica, eccetera eccetera. Anche gli ho detto: beh, complimenti, cazzo, 20 anni c'è lì un hard disk da... Cioè, gli ho detto: di quell'hard disk lì cosa hai sentito? La risposta è stata: no, ancora niente. Certo. Ecco, gli ho detto: la differenza fra me e te è che io quando compro una cosa fisica, a parte i soldi che ho speso e quindi non la compro per metterla lì, per tenere in piedi il tavolo, la compro per vederla, per sentirla. Ci vuole del tempo, quindi come dicevo prima la metto lì da parte e poi finché me la guardo, quindi quello che mi sono comprato io, che sia poco o tanto, me lo sono visto e sentito tutto. Ho detto, la differenza è che tu compri, non so, la collezione di 200 dischi di Miles Davis perché sono gratis e quindi si scarica, tutto quello che è gratis viene scaricato, e poi ti vanti di averli lì, ma in realtà... non sai né chi è, non hai mai sentito un disco, quindi... No, sai come si chiama questa cosa qua? È la sindrome dell'archivista. Sì, avere degli hard disk pieni di roba che non, sì. non hai guardato niente praticamente. Sì, sì, no, infatti. Lì. A parte che è bello un libro toccarlo, io sono un fanatico anche quando senti l'odore della carta, queste cose qui lo sapete meglio di me, che è un feticismo che molti hanno perso, ma quando prendi un disco, la copertina, leggi quello che c'è scritto, un libro, cioè non, è un'altra cosa che prendere una chiavetta o un hard disk. Cioè, beh, comunque io non so tu, ma io annuso anche le chiavette. Ah, dove hanno? Non diciamolo. Hanno di tappo. Dovresti sapere come...
Io so solo che quando questi ragazzi mi parlavano di liquidità, a un certo punto mi sono rotto e ho detto, ragazzi, per me l'unica liquidità è la diarrea, perché per il resto... cioè, la musica liquida, cioè, non si può sentire, non è liquida la musica, è solida e ti entra nelle orecchie e la senti bene. Cioè. Se non da altri orifizi, in alcuni casi. Ci inventiamo dei termini inutili, veramente. Esatto. Dipende dalla musica. Esatto. Sì, ecco, alcuna è liquida in quel senso là, sì. Invece io e te, Carlo, siamo la prova vivente che abbiamo realizzato qualcosa di solido, e se ti faccio vedere questa cosa qua, cosa ti viene in mente? Mamma mia! Ah, ma io me lo ricordo molto bene questo! Mamma mia. Questo è il nostro idolo! Il nostro idolo! Il nostro idolo! Me lo ricordo benissimo questo, io! Te l'avevo dato, Davide, questo? Sì, sì, no, ma mi ricordo proprio il disegno che mi faceva impazzire, era troppo bello. Allora, questa è un'opera di Paolo Gabrielli, nostro carissimo amico, disegnatore bravissimo, che tra l'altro molto amico dei Mattioli, Davide, non so se te l'avevo mai detto. Vabbè, comunque. Davvero? Sì, sì, di uno dei due molto amico, del Emiliano, forse, no? Boh. Sì, può darsi, dai. So. Sì, sì, è molto amico. Fantastico. E su esatto, su, come si dice, su idea di sogno di Carlo Uboldi è stato creato questo personaggio che si chiama Sapino Aridupi. Carlo, raccontalo tu, dai, visto che è stato tua l'idea del nome, come siamo finiti a fare un quintetto su questo, poi racconto la mia questa è stata veramente un'impresa incredibile, perché io avevo idea di fare un disco in quintetto con Marco e un flautista, perché c'erano determinati dischi con questa formazione qua che non era sfruttata per niente, che mi piaceva un casino la sonorità. Abbiamo trovato un flautista che era Wally Ali Franchini, che ha scritto anche gli arrangiamenti. Abbiamo messo in piedi il gruppo con Marco Castiglioni e Roberto Piccolo. Dopodiché io mi presento un giorno e dico che ho sognato questo essere che voi vedete qua, che alle 5 del mattino è venuto a trovarmi, ero sul divano, cioè, sembra una inquietante questa cosa. Sì, molto inquietante, molto inquietante. Non l'ho più rivisto, non so che fine ha fatto. Meno male adesso. Alle 5 del mattino si è presentato, io proprio, perché stavo pensando a un qualcosa che non esistesse al mondo, perché noi siamo della serie Siamo Pazzi, come dicevo prima. E ho detto a Marco, ma proprio dobbiamo fare un disco, una cosa proprio mondiale, cioè una cosa che nessuno ha mai visto né sentito, incominciare dalla copertina. Nel dormiveglia, così, tra il ricoglionimento, sul divano, mi sveglio, ho questa immagine qua, che voi vedete. Lui chiama subito Paolo, ricordo, e io tipo, sai, tipo quando sei testimone di qualcosa e fai fare l'identikit al poliziotto, io gli raccontavo, gli dico, no, guarda, aveva il corpo così, era tutto giallo, perché mi ricordo che era giallo, e lui, ma perché era giallo? Io dico, oh, perché è venuto lì, era giallo, cioè, cavolo. Dove... Dopo gli ho raccontato la cosa inquietante, che aveva questa bocca a forma di trombetta, perché comunque era una cosa musicale, ma soprattutto che aveva invertiti e aveva le orecchie al posto degli occhi, perché la prima cosa che faceva era ascoltare invece che guardare. E quindi gli ho fatto girare gli occhi e poi gli abbiamo messo quei tre capelli in testa lì, fino a quando mi ha detto era così, l'ho guardato e ho detto sì, effettivamente quello che ho venuto a trovare stanotte era così, e siamo riusciti a dargli una forma visiva. Dopodiché abbiamo dovuto trovare il nome, e anche per il nome, dopo lì è partita una follia per tutti i dischi seguenti, perché le follie non si fermano a una cosa sola. Volevo un nome che non esistesse al mondo, e quindi ho cominciato pari nodi, pari pari, cari nodi, cioè, sai quando passi le ore così, e poi ho detto, però per controllare ho aperto Google, ogni cosa che mi veniva in mente digitavo, e con quel nome lì un po' simile in Cina, in Giappone, in Vietnam c'era, finché a un certo punto ho trovato Sapinori Dupi, che l'ho digitato, è venuto fuori nessun risultato su 20.000 e ho detto, allora lui è il Sapinori Dupi. E da lì è nato, anche abbiamo dato un nome e un cognome, che poi Dupi in dialetto vuol dire doppio, perché molti poi lo traducono così, ma non c'entra assolutamente niente.
Da lì io poi, nei dischi successivi, ho intitolato tutti i miei brani cercando nomi inesistenti al mondo, cioè, perché dopo diventa una fissazione anche quella, e nella nostra follia siamo arrivati lì. E siamo arrivati a questo Sapino dei Dupi, che è diventato un personaggio, io l'ho depositato in SIAE, l'ho depositato come disegno e tutto, come nome, soprattutto. Dario, adesso ti rispondo, aspetta. Sì, rispondigli bene dopo. E abbiamo fatto il disco, che c'è stato anche un lancio pubblicitario, questo dopo te lo lascio dire a te allora, Marco. Sì. Con un canale dedicato al Sapino dei Dupi su YouTube, dove è successo di tutto. Adesso passo la parola a Marco. Ma allora sì, il nostro obiettivo era quello di cercare di fare un lavoro di marketing utilizzando sempre l'umorismo. Che sfruttasse il video, quindi sostanzialmente avevamo pensato dei micro sketch uno più folle dell'altro, girati alla Sorrentino, con i mezzi alla Sorrentino ovviamente, e con risultati altalenanti, però che potessero portare avanti il discorso del disco indipendentemente dall'uscita, perché in realtà non era ancora pronto. Quindi abbiamo creato una grande attesa attraverso questo Sapino dei Dupi, che tutti alla fine si chiedevano cosa diavolo fosse. Sembrava un prodotto pubblicitario. E adesso, solo velocemente, per rispondere a Dario, purtroppo noi volevamo far sentire dei pezzi, ma quando mettiamo i brani in streaming, cioè durante la trasmissione in diretta, l'algoritmo riconosce il brano e ci blocca la diretta. Quindi paradossalmente, anche se la cosa l'abbiamo scritta noi, alcuni brani fanno questa fine perché sono su alcuni server. Quindi siccome noi non siamo padroni al 100% dell'album, ma l'album è stato prodotto da buonanima Alessio Brocca, di cui appunto che detiene il 50% dei diritti come editore, temiamo che se vi facciamo ascoltare qualcosa la cosa venga bloccata. Allora, per non far saltare la diretta, non mandiamo i pezzi, però vi invitiamo a cercare l'album, perché su YouTube dovrebbe esserci qualche estratto, dovrebbe esserci quasi tutto, credo, o sul canale di Carlo. E provate a vedere su Amazon Music. Comunque l'album c'è su alcuni streaming store, su altri no, non so perché, non chiedeteci perché, non abbiamo mai capito. Se siete però interessati a volerlo sentire o ascoltarlo, acquistarlo, ci iscrivete, ve lo mandiamo, insomma troviamo il modo di farvelo avere, perché è un lavoro che ci dispiace abbia subito un po' di sfighe sotto questo aspetto. Ma di che anno è? È del 2017, sì. Allora vi faccio vedere, Davide, ti facciamo vedere questa cosa trashissima che abbiamo girato, giusto per farvi rendere conto della vena di follia. Questo filmato che stiamo per vedere adesso è stato girato nel negozio del produttore, perché Alessio Brocca Alessio Brocca purtroppo non è più tra i vivi, aveva un negozio che ancora esiste a Lissone, che si chiama Music Center, che vende, noleggia pianoforti, strumenti musicali. Al suo interno abbiamo girato questo video, alla fine compare anche lui, e serviva per stimolare insomma la curiosità circa questo Sapino dei Dupi. Vi mandiamo questo video. Buongiorno. Hai bisogno delle ance per il sax contralto? Sì, che misura? 2, 2 e mezzo. 2 e mezzo. A lei. Quant'è? Sono 27 euro. Beh, grazie. Grazie. Salve. Ciao, ciao, ciao. Salve, buongiorno. Buongiorno. Avrei bisogno un set di corde per chitarra. Classica o acustica? Facciamo acustica, sì, acustica. Ok, lo vedo queste qui. A lei. Ah, bellissimo. Sono 10 euro. Perfetto. Grazie mille, salve, grande, arrivederci. Salve. Buongiorno. Buongiorno. Salute. Buongiorno. Tutto bene? Sì, grazie. Mi dica. Senta, avrei bisogno di una tastiera agile, insomma, così da usare. Trasporto. Sì, da usare. Guardi, è arrivata una nuovissima, che è questa qua. Oltretutto 100 euro ed è spettacolare. Benissimo. Ok. Mi serve proprio. A lei. Grazie mille, buona serata. Grazie. Salve signor Brocca. Allora, di Sapino dei Dupi come ce l'hai venduto? Neanche uno. Ma
E questo era il trash, il trailer trash di... Siamo arrivati a decine di video, adesso sì. Non ricordo quanti, ma... Sì, c'era un canale dedicato, mi sembra ne avessimo girati 23 clip, sì. Addirittura. Noi tutti, più tutti quelli che... Perché poi abbiamo instaurato una specie di concorso pubblicizzando che chi avesse fatto un video di sua spontanea volontà avrebbe ricevuto poi il disco in omaggio quando fosse uscito. E quindi siamo arrivati a più di 50 sicuro, perché poi noi siamo andati a registrare i video, alzavamo sempre il livello, cioè io ne ho fatto uno dal mio dentista, uno dall'avvocato, in studio proprio, cioè con la bocca aperta che cercando un sapino ai lupi, fino ad arrivare l'ultima richiesta che avevo fatto, che non è stata accettata, che avevo scritto alla questura di Como, che se si poteva la macchina della polizia di attaccarla alla mia che mi fermava, io scendevo col disco. Solo che poi mi ha risposto la segretaria del questore, mi ha detto: guardi, il centro TSO è là. Ho capito che non l'avrebbero fatto, ma abbiamo mirato molto in alto e sono arrivati un sacco di video, ti ricordi, da, sì, 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 da gente, parenti che si divertivano a girare in casa il video. E la storiella era sempre quella: uno entrava, diceva sapinone i lupi, e poi qualunque cosa fosse, lui tirava fuori il disco. Tu chiedevi un panino e veniva fuori il disco. È stata una cosa bellissima che non me la ricordo. Anzi, dovremmo pian piano rimettere in circolazione tutti i video. Sì, è vero. Ah. No, è stato molto divertente. Poi, tra l'altro, a corredo di tutto questo, avevo scritto all'interno del booklet, perché chiaramente adesso, non avendo il CD, non si può vedere, non si può leggere. Non ne ho qua neanche uno di questi, mi sa. Qua no, c'era praticamente, io ho scritto la storia di Sapinori Dupi, cioè l'arrivo di questo personaggio sul pianeta. Non vi spoilerò niente, però sono due paginette in cui racconto nel dettaglio questo personaggio, da dove arriva qua e perché arriva qua. Quindi c'era tutta questa storia. E non paghi, c'è una tracklist che adesso io sto prendendo da Discogs, che potete vedere qui, quindi ci sono tre composizioni mie, tre di Carlo più una di Olielli Franchini. La formazione adesso qui non è rimasta nello screenshot, comunque vabbè, la formazione prevede Olielli Franchini al flauto, io al vibrafono, Carlo Boldi al pianoforte, Roberto Piccolo al contrabbasso e Marco Castiglioni alla batteria. Quindi questo è il quintetto. Gli arrangiamenti, a parte i miei brani che ho arrangiato io, gli altri sono tutti di Olielli Franchini, e abbiamo fatto questa tracklist che personalmente reputo veramente molto centrata, nel senso che sono tutti brani molto molto allegri ed è un disco estremamente ottimista, secondo me. Poi non abbiamo avuto molto tempo per registrarlo, va detto che poi se dobbiamo scendere nel dettaglio chiaramente non si è mai contenti fino in fondo, però quello che abbiamo fatto è comunque, ripeto, lo potete trovare online, si trovano dei pezzi, ed è un album che non ha avuto molto seguito, ecco, quindi ci tenevo a dirlo, non... perché di solito si celebrano sempre i successi, no Carlo? Invece ogni no, tanto... ma questo album lo sai, ma non la sfiga, diciamo, il problema è che era registrato in quintetto e noi ci siamo tra quelli onesti che facciamo il disco con quelle cinque persone. E se c'è un concerto sono quelle cinque persone, non ripieghiamo su nessun altro, se ne manca uno se accetta magari lo sostituiamo, ma se no rinunciamo addirittura a fare il concerto. Il problema è che in quel periodo lì le offerte che arrivavano erano tipo posti dove andavamo a suonare in duo, in trio, e le proposte erano se potete venire perché il disco vi piace, siete in cinque, però la paga è quella che prendete in trio. Il problema era anche che io e Marco siamo relativamente vicini perché siamo nella zona di Como, ma c'era Wally della zona di oltre Novara, Castiglioni, Signora Eccellenza, Roberto non mi ricordo più, ma è ben lontano da noi. E adesso è a Pavia lui. Zona Pavia, con in più il fatto di portare il vibrafono. Certo. Il contrabbasso, cioè determinati strumenti che quindi anche
a voler dire quelle situazioni che poi io cioè purtroppo io non accetto, perché non accetto da anni, di dire andiamo in cinque in una macchina, prendiamo la data, non si poteva fare neanche quello, cioè ci volevano almeno tre macchine, sì, 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 portarsi da varie zone. E quindi io, che ero, io e Marco eravamo i capigruppo, io ho sempre opinato per dire piuttosto rimane un bellissimo disco, ma non voglio andare in giro a... No, ma infatti... sanare le paghe, l'ambiente, tutto quanto, insomma. No, ma infatti abbiamo fatto, secondo me, un'ottima cosa, perché comunque non valeva la pena, no? No, ma poi in generale è rimasta sempre la nostra filosofia, insomma, non si svende nulla, cioè... No, anche perché poi purtroppo chi ci ascolta non sa come sono le nostre dinamiche all'interno dell'ambiente musicale, ma sai, se avessi accettato di andare in 5 la paga di 3, la domanda successiva è, beh, ma se ci siete stati dentro in 5, la prossima volta se venite in 8, e dopo da 8 diventiamo 12, poi la big band e la paga rimane sempre quella. Certo, non, certo. È difficile, è difficile far quadrare tutto. Certo, no, infatti. È un casino, direi, però è rimasto, è lì. Io tra l'altro ce l'ho appeso in soggiorno. Ah, è vero, il quadro, quello originale fatto da lui, da Paolo, firmato anche con la data, ce l'ho appeso in soggiorno, che mi guarda la sera mentre lì sono sul divano, ogni tanto mi giro, lo vedo lì di costi. E c'ho ancora gente, questa è la cosa incredibile, 2017, quindi sono passati un po' di anni. Io nella mia via, o comunque persone che mi conoscono, c'è ancora chi mi saluta, mi dice ciao Sapi, o mi dice voi, sì, perché è rimasta talmente impressa questa roba qua, che comunque anche al di là che ne abbiamo suonato poco, è rimasta nell'immaginario collettivo questo personaggio. Persone che vedo oggi dopo 7-8 anni mi dicono Sapino De Lupi come sta, cioè, Sì. Lasciate un segno, ecco. Ma infatti avevamo fatto talmente tanto casino prima dell'album che poi la cosa è rimasta impressa. Sì, è rimasta impressa, sì, esatto. E, Davide, se vuoi ancora chiedere qualcosa, se no ci congediamo. Anzi, no, volevo proporre poi magari a Carlo più avanti se ci facciamo una puntata guardando un film di Sorrentino con lui, perché secondo me varrebbe la pena, sì. Va bene. Se ti piace il trash, sono pronto a tutto. Non lo so, lo dicono tutti così, poi restano tutti male. Quando scusa, se mi piace il trash, frequento Marco Bianchi da quanti anni? ma qui siamo davanti all'uomo calamita, capito? Non è sì, un trash senza... qualsiasi. Siamo un po' oltre. Beh, guarda. Io ho una serie di film degli anni 50, di un trash, degli specie di supereroi in calzamaglia, ancora della... Come no? Come no? L'uomo Puma, ad esempio. Tutta una serie di cose, i tre fantastici Superman, no? Ping pong, I tre fantastici super, fantastico, sì. Ecco, tutta quella produzione lì, allora Cosmopolitan, Tyrrhenia Film di quegli anni lì, cioè, io bellissimi i supereroi, addirittura l'uomo Puma indossava la tuta, che quella che vendevano nei discount, meraviglioso, sì, tutta quella filmologia, filmografia. Ciao, bravo, scusate, non mi siamo incartati su quella roba lì, sì. E vedi male. Che comunque c'ho già l'occhio sul trash, quindi si può, non mi sorprendo di niente, anzi più trash è effettivamente più divento... Bravo, Carlo è dei nostri. Vabbè, questo non ci sono dubbi. No. Siccome chi è in chat o chi ci segue comunque in differita sa bene di cosa parliamo, adesso questa sera non stiamo a guardarlo, però Dario dice appunto momenti indimenticabili. E di solito quando mettiamo qualcosa di Sorrentino le persone che seguono comincia a calare, scappano. il numerino qua sopra comincia a calare, è inesorabile, inesorabile. No, sì. Ma non si fa così, bisogna accettare il trash, assolutamente meglio il trash della trap. Vabbè.
quasi tutta la vita. Tutta la vita, tutta la vita. Poi noi abbiamo gli stessi maestri, eh? Noi abbiamo Totò, Vianello. Assolutamente. Cioè, arriviamo, non si... la nostra comicità arriva tutta da lì. Non io si scappa. Solo le parolacce oltre un certo radio e basta. No, assolutamente. Albino cerca di stimolarci dicendo dai su, mandate qualcosa che non vedete l'ora. Hai ragione Albino, non vediamolo. Però c'è, cioè, questa stagione che stiamo un po' andando a rilento con Sorrentino, abbiamo visto poca roba, dobbiamo recuperare. E Albino, sì, tu dovrai essere presente quando noi recupereremo. Perché Albino è uno di quelli che resta davanti a guardarlo, però... Nonostante tutto. Nonostante tutto, lo fa più, che più perché gli siamo simpatici, più che per altro, perché... No, bisogna apprezzare. Sì, sì, va bene, insomma, facciamo una puntata su questo, Carlo. Se hai voglia di tornare a trovarci, la facciamo. No, sì, perché l'altro giorno, spulciando, credo di aver trovato qualcosa di nuovo, però... Cosa interessante. Comunque io prima non ti faccio vedere niente, Carlo, eh? Cioè vedrai tutto in diretta, perché non voglio... No, a me piacciono le cose improvvisate. Così. Esatto. Microfoni aperti e va. Esatto. Sì, bisogna essere pronti a tutto nella vita. Assolutamente. Va bene, Carlo, grazie. Grazie a voi, veramente. Grazie, Carlo, davvero, grazie mille per questa intervista e di averci spiegato questa cosa dei libri e questa commistione tra musica e prosa. Scrittura, sì, e prosa. Bello, bello. Faremo impazzire i nostri amici con questa. Guardate che effetto incredibile. Madonna. Guardate che tecnica. Adesso Sapinori Dupi vi apparirà in sogno. Sì, e vi dirà di comprare il libro. Potevo essere un Sapinori Dupi, invece sono un impiegato di banca. Cioè, questo è... Sai che comunque è un aneddoto anche che ho incontrato diverse persone che mi hanno detto che la loro vita è stata il contrario del titolo del mio libro. Eh beh, certo. Cioè persone che sono diventati direttori di banca o comunque impieghi da ufficio. Certo. E avrebbero voluto essere degli artisti, dei musicisti, dei cantanti. Beh, penso che sono diversi quelli che hanno avuto questo. Tanti, sì, ne hanno detto, tanti sono arrivati col libro quando me l'ha comprato dicendomi: pensa che io ho sempre desiderato il contrario. Vedi. E quindi leggono il libro dall'ultima pagina? Eh sì. Così. Tipo anime. Esatto. In manga. Fantastico. In manga, sì. Va bene, cari amici. Grazie. Almeno questo, a quest'ora ormai si può dire. Dai. Sì, adesso si può dire. Sì. Enea e Artemisia saranno dormendo. Assolutamente. Sì, no. Ah, bene, allora aspetta. Ho messo da parte tutta una serie di imprecazioni parolacce. Sì, se vuoi puoi dirle tutte adesso, insomma, ecco. Vabbè. Grazie a te, Albino. Grazie Dario. Buonanotte. Grazie a tutto il Cucuzzaro. Grazie a tutti, veramente. E grazie a Carlo che ci hai fatto fare una super puntatona. Grazie, Carlo, che ci hai fatto ridere, pensare, e non pensare in quest'ordine. Esatto. Bravo, fantastico, grazie a voi due. Oh, ragazzi, grazie torna a trovarci, mille. Carlo, per favore, che volentieri, guarda, ti faremo vedere un film che ti farà venire voglia di bruciare tutta la tua collezione di DVD. No, guarda, scommetto che invece no, che tu dirai che finito quel film comincerò a comprare tutta quella serie. Ma guarda, Carlo, magari ci fossero i DVD di lui. Vabbè, basta farli noi, dai, li facciamo noi, produciamo noi, li tiriamo giù, li facciamo la Laghe Film. Bravo, esatto. Laghe Film. Allora, i Laghe sono quelli che vivono sul lago di Como, direttamente sul lago. Esatto. E sì, che sono più o meno quei due. Grazie al vino, scusa se ti ho anticipato. Il voi due siete. Siamo autoctoni, sì. Diciamo così. Sono molto laghe, assolutamente. Meno male. Laghe, va bene. Bene. Grazie, bene, ragazzi. Ragazzi, grazie a tutti di averci seguito con questa passione, anche alla gente del futuro.
Grazie Marco, grazie Carlo. E... grazie a voi. Grazie a voi, ragazzi. Grazie. A tutti quelli che alla prossima. Mandiamo la sigla. Vai. Le veline. No, non ci sono. Ciao a tutti. Ciao, grazie, navigante. Io sarei la sigla finale? Sì. Dico, sarei solo perché una volta ero la sigla di punta. Sì, quella principale, quella che danno all'inizio delle trasmissioni. Ero in prima serata, in TV o mica sul web. Ero la regina delle sigle. Bei tempi. Telegiornale, pubblicità, annunciatrice e... andavo in scena. Erano gli anni Ottanta. Bei tempi. Vi dico solo che dopo di me c'era Pippo Baudo. Poi sono andata a Milano per la Fininvest, altra epoca. E lì sono stata la sigla di Telemike. Scommetto che state canticchiando il motivetto nella vostra testa. O forse no. In effetti non siamo in molti a ricordarla. Oggi? Oggi sono qui, sul web. Che fine, vero? A fare da chiusura a Marco e Davide. Per carità, bravi ragazzi. Ma quanta gente c'era collegata? Arriviamo a 10? Pazzesco. Guardate cosa mi tocca fare per giungere alla pensione. Pensione che magari non mi danno nemmeno per intero. No, vabbè, io faccio ancora sta cosa, poi vado con il minimo. Ma stica! Ho già comprato un videoproiettore. Alla fine dell'anno faccio proiettare la mia voce su un documentario sulle navi da crociera e mi giro il mondo. Pensa te se devo star qui a soffrire? Sì, ah. Ok, la sigla è finita. La diretta anche. Buonanotte.